È venuto il momento di fare le prime valutazioni con il precampionato in pieno svolgimento, ancora 2 settimane di intenso lavoro, di verifiche sul campo, prima di affrontare l'esordio che sarà difficilissimo con Milano. Alessandro Giuliani, general manager dell'Enel, una prima valutazione, un primo bilancio di quello che si è visto in campo. Ma mi sembra che di partita in partita siamo un po' più sciolti fisicamente, e che stiamo mostrando intanto il carattere di tutte le squadre di Piero. Stanno lavorando moltissimo in difesa durante la settimana e si vede, perché proprio gli sprazzi di pallacanestro e di contropiede che abbiamo fatto sono venuti dalla buonissima difesa. Ancora abbiamo forse giocatori con diverse forme e dobbiamo riuscire a essere bravi con Marco Sisto a portarli al 13 tutti più o meno alla stessa forma. C'è un ultimo problema da risolvere, quello del pivot. Va via Kimballà e dovrebbe arrivare questa nuova scelta, peraltro nigeriano connazionale. Sì, penso che la prossima settimana ci saranno le novità a riguardo. Purtroppo il ginocchio di Akin è un ginocchio che non può tenere un anno intero, per cui abbiamo preso le nostre decisioni e i primi giorni della prossima settimana le comunicheremo. Insomma. Un incidente di percorso, come lo ha definito Nando Marino, un errore di valutazione o cosa, Alessandro? No, beh, è stato sicuramente un errore. Il suo ginocchio quando è arrivato a Brindisi era asciutto, dopo i primi allenamenti si è gonfiato e i nostri dottori, dopo una seconda valutazione, hanno preso la decisione di non portare avanti per un'annata così, così difficile un ginocchio che ha dei problemi, per cui è stato sicuramente un errore. Per fortuna è stato un errore che è stato preso all'inizio e si è potuto, diciamo, mettere una buona pezza, penso. Che squadra è, ma soprattutto che squadra sarà fra 2 settimane questa Enel? Ma penso che ha dimostrato di essere una squadra già fisica e con il 5 sarà una squadra ancora più fisica. È una squadra che può correre molto, che può dalla difesa andare a correre. È una squadra che giocherà forse poco a metà campo, ma molto a tutto campo. Almeno sulla carta, le più forti del campionato? Direi Milano, Siena, Venezia e Sassari adesso come adesso, però mi sembra che ci sia, vedendo anche il precampionato, molto, molto livellamento, cioè anche dal punto di vista della preparazione mi sembra che siamo tutti più o meno allo stesso livello, con tante squadre, vedi Roma che sta giocando un precampionato senza il playmaker, con tante squadre molto nuove, per cui probabilmente la vera squadra, il vero livello delle squadre si vedrà almeno dopo 2 o 3 settimane, se non un mese dall'inizio del campionato. Con le dovute cautele, Brindisi, gli obiettivi, le strategie e un pizzico di ambizione, se possibile. Ma l'ambizione penso che sia giusta da parte di tutti. È logico, il nostro obiettivo, come abbiamo detto da inizio anno, è tenere la permanenza ancora di questa società, di questo club in Serie A. Poi, come è successo l'anno scorso, proprio magari come Roma, che è stata una squadra costruita all'ultimo momento, ha fatto un bellissimo gruppo ed è finita molto bene. Però ripeto, il nostro primo obiettivo è la permanenza, poi sognare costa niente, quindi. E gratis, il tuo ritorno a Brindisi? Ma direi che quasi a casa, mi sembra. Sì, ho trovato le stesse persone con cui ho lavorato molto bene 2 anni fa, gli stessi dirigenti, la stessa passione da parte dei tifosi, da parte dei dirigenti stessi. È un qualcosa che fa di Brindisi in questo momento una delle società più ambite della pallacanestro italiana, per cui sarei stato stupido non tornare quando mi hanno chiesto.